Infranto il sogno, ancora avevate ancora qualche utile speranza, insomma, Sì, i numeri c'erano in caso di vittoria. esatto, i numeri c'erano. Volevamo più che sogno, anche se vincevamo, eravamo convinti che comunque il campionato era in mano del Monza. Diciamo che volevamo dare un po' di preoccupazioni per le prossime partite al Monza, solo che abbiamo incontrato una grande squadra che merita il primo posto. Noi siamo contenti comunque di avere questa posizione in classifica e di essere venuti qua a Monza e aver dimostrato il nostro valore attraverso anche il gioco. Peccato perché comunque nel primo tempo abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo preso gol e la partita comunque nel primo tempo era anche abbastanza equilibrata. Nel secondo tempo invece siamo stati bravi a far girare più velocemente la palla, abbiamo alzato i giri del motore e siamo riusciti ad agguantare il pareggio che era meritato. Poi alla fine è chiaro che un po' di reazione nel Monza c'è stata, però tutto sommato, ripeto, siamo molto contenti di questa prestazione. Mister, proprio nel momento diciamo più difficile con l'infortunio di Bertazzoli, la squadra ha dato la maggior risposta. Sì, siamo stati sfortunati beh, diciamo, dipende dai punti di vista, perché con Infatti. l'infortunio di Bertazzoli ho messo dentro un ragazzo del 97, Chinelli, che è la fortuna di ogni allenatore, perché è un ragazzo che si impegna sempre durante gli allenamenti, è uno che se fa sempre gol anche durante gli allenamenti, gli capita mezza palla e fa gol. Mi ricorda molto Inzaghi in questo, spero per lui che trovi altre soddisfazioni. È chiaro che Bertazzoli è un grande punto di riferimento per noi in avanti perché ha fatto 18 gol, sta facendo un grande campionato e probabilmente anche con lui in campo potevamo dar più peso in attacco. Adesso Perché l'obiettivo. prima di fare la sostituzione di Bertazzoli stavo già pensando di cambiare modulo e mettere due punte. Che volevamo anche recuperare il vantaggio e addirittura rischiare di poter vincere. Avete fatto un gran volume di gioco, anche apprezzabile, però pochi tiri in porta, pochissimi, sia nel primo che nel secondo tempo, Sì, sia come del resto nel anche primo. dall'altra Sì, parte. sapevamo di incontrare una squadra organizzatissima, una squadra che ha preso, mi sembra, 13 gol in tutto il campionato ed è difficile anche tirare in porta. Credo che il valore vero del primo posto del Monza è che ha subito veramente Pochi pochissimi gol. gol. Bastavano, non so, 20 gol subiti e qualche punto secondo me lo perdeva e potevamo arrivare qua con ancora meno punti di svantaggio, però una squadra che veramente prende 13 gol vuol dire anche che prende Forte. pochi tiri in porta. Lei in passato era stato accostato al Monza, mi sembra che era stato diverse volte anche qua al Brianteo, o ricordo male. Mi